Benvenuti nel Battledex. Nell'episodio di oggi parliamo della Mega Evoluzione versione Y di Charizard. Prima di tutto, però, vi invito a vedere in basso a destra c'è un link, un'icona del Battledex. Cliccandoci sopra potete essere renderizzati automaticamente alla playlist con tutte le analisi fatte su questo canale. Parliamo di Mega Charizard Y. Pregi e difetti. Iniziamo con i pregi. Abilità Drought, che permette di mettere Sunny Day, cioè la condizione meteorologica del sole, non appena il Pokémon entra in campo. Cosa vuol dire questo? La sua debolezza al tipo acqua viene mitigata, diciamo, perché la potenza delle mosse acqua diminuisce e quindi non è più tanto super efficace perché dimezza la potenza delle mosse tipo acqua. Potenza del 50% le mosse di tipo fuoco e vi permette di attivare bonus su vari Pokémon come Clorofilla, una combo molto famosa in Mega Charizard Y e Venusaur con Clorofilla. Comunque, statistica, come vedete ha un attacco speciale da paura, arriva a 417 da timido e ha una velocità bassa per questo metagame, semplicemente perché arriva a 328 di velocità. E la media, diciamo, in questo metagame per essere considerato uno super veloce è 110, quindi veloce ma non troppo, come si dice. 417 di attacco speciale unita alla stab della mossa fuoco e il potenziamento della condizione meteorologica del sole rende le sue mosse di tipo fuoco davvero molto potenti. Infatti, in molti casi, una mossa neutra di tipo fuoco sarà più potente di una mossa super efficace, e per questo la coverage serve a colmare i Pokémon che resistono alle mosse di tipo fuoco. Andiamo a vedere la coverage. Lanciafiamme, Solar Beam, Focus Blast e Dragon Pulse, che sono lanciafiamme. Mossa di tipo erba, come si chiamava? Quando non mi ricordo le mosse in italiano, vabbè. Comunque, Flamethrower, mossa di tipo fuoco con 90 di potenza, che può essere sostituita da Fire Blast. Perché può essere sostituita da Fire Blast e perdere quel 15% di precisione? Ecco, solo a raggio, Solar Beam, non mi vengono in mente le parole. Perché con Fire Blast potete tranquillamente colpire l'Andorusti difensivo, mentre con Lanciafiamme non lo shottate l'Andorusti difensivo, con Fire Blast sì. E ci sono altri Pokémon che vengono shottati da Fire Blast e avete in generale una potenza maggiore. Io in ogni caso preferisco Lanciafiamme, quindi vi dico già la mia preferenza. Ed è la stab principale del Pokémon, che colpisce tutti gli avversari, come ho detto. Quindi gli altri tre Pokémon, le altre tre mosse vengono utilizzate per chi resiste alle mosse di tipo fuoco. Solar Beam per colpire i Pokémon di tipo acqua che resistono alle mosse fuoco. Potete colpire Mega Blastoise, ad esempio, potete colpire anche i Pokémon di tipo terra facendogli abbastanza male. E Keldeo in particolare, Keldeo che non può contare sul one shot su Mega Charizard Y, semplicemente perché il tipo acqua vede la sua stab indebolita dal sole. Focus Blast, che ha 70% di precisione, ma dovrete utilizzare principalmente contro Heatran, dato che gli altri tipo acciaio li buttate giù di lanciafiamme, come Skarmory, come per esempio Ferrothorn, come Scizor, ovviamente. E ultima, non per importanza, Dragon Pulse che è opzionale. Colpisce sì i tipo drago, ma può essere sostituita da una bellissima mossa, che è Roost, per aumentare la durabilità del Pokémon. Roost può essere a sua volta sostituito da Tailwind, che aumenta la velocità del team del 100%, la raddoppia, per 2 turni. No, per 4 turni, compreso l'utilizzo. Ed è molto utile, perché nel caso l'avversario vedeste che ha Scarf nel suo team, magari ha l'Andorusti scarfato, e sapete che ve lo manda in campo, anche se ve lo manda in campo su un Focus Blast magari, lo vedete che ha un Keldeo, lo manda in campo scarfato sopra un Flamethrower, utilizzate Tailwind e lo fregate. Nel caso in cui lo utilizzate con Tailwind, anche voi la scelta Flamethrower oppure Fire Blast, io consiglio Fire Blast in quel caso perché fate un po' più danni, anche se Flamethrower, più precisione, questione di gusti. Piccola variante di questo set, la variante con più attacco speciale, 458 al posto di 419, e si usa Modesto semplicemente perché tra questa spread da 296 di velocità a quella da 328, in questo metagame c'è davvero poco. Principalmente Garchomp Mega Evoluto con la velocità massimizzata e un Kyurem Black con la velocità massimizzata. Di altri utilizzati non ce ne sono molti con quella velocità. Quindi potete puntare sull'attacco speciale, riuscire a shottare per esempio l'Andorusti anche con Lanciafiamme, magari con l'aiuto delle Levitorocce, così avete il 100% di possibilità di shottarlo. Per il resto è tutto uguale. Questo set lo potete tranquillamente utilizzare anche con Tailwind. E qui io ho dato anche il massimo di velocità, perché se lo utilizzate
con Tailwind potete scegliere o di avere questa velocità e ospitare fuori dal Tailwind Pokémon con 295 di velocità, che al momento non mi ricordo perché... Per chi l'avevo dati? Aspettate un momento. Ok, i 296 di velocità servono per ospitare gli Heracross e i Pinsir con la velocità massimizzata prima che si mega evolvono. Quindi così, per shottarli con lanciafiamme, magari poi venite fregati da un Rock Blast di Mega Heracross che non lo gradite per niente, oppure da un ritorno di Pinsir che non gradite a vostra volta. Comunque, cosa stavo dicendo? Dopo il Tailwind ospitate molta gente, quindi il quesito è: chi volete ospitare prima di usare Tailwind? Così andate a spintare con tutti quelli con 100 base e così superate Heracross e Pinsir. E quindi questi sono i due set molto simili. Qua perché non ho messo lo spazio Solar Beam, e qua Solar Beam appunto non ci sono matches perché ho messo lo spazio. Comunque, i due set speciali, i due set più utilizzati, ma c'è una piccola variante che mi piace pensare di aver, diciamo, un po' ideato io, ossia il Mega Charizard fisico Mixed, signore e signori, Mega Charizard Y Dragon Dancer. È una cosa molto strana che ho utilizzato io e mi ha dato molte soddisfazioni. Però all'inizio del metagame di ora, se adesso non so quanto possa funzionare. Su cosa si basa questo Mega Charizard Y? Sull'attaccare fisicamente e specialmente cogliere di sorpresa molti Pokémon e fare casini. Intanto bisogna dire che, anche se è consigliato usare lanciafiamme, ci sono molti wall speciali che fregano questo Charizard. E invece no, così potete contrastare certi Pokémon, semplicemente perché con Dragodanza aumentate l'attacco, che è già decente, diciamo, arriva a 450 dopo una Dragodanza e riesce ad ospitare tutti i Landorus T scarfati, perché ha la velocità apposta per questo, 310, mentre Landorus T raggiunge 309, e così lo fregate alla grande, e le Dragodanza vi potenzia, e poi Flare Blitz è la stab per eccellenza. Ha il recoil, lo so, però viene potenziata dalla stab e viene potenziata anche da Drought. Quindi fa, dopo una Dragodanza, molti più danni di un lanciafiamme, a pari di difesa dell'avversario, molti più danni. Potete tranquillamente utilizzarlo. È un po' da suicidio perché non ho Rust in questo set. Introforza ghiaccio serve perché in questo modo shottate i Landorus T scarfati. E non vale la pena portarlo a shottare i Landorus T difensivi perché dovremmo avere la natura modesta massimizzata, in quel caso usate Fire Blast. E quindi, dato che i Landorus T scarfati non vengono shottati da Flare Blitz, vengono shottati dentro Forza Ghiaccio. E ultima mossa è Terremoto, che completa un po' la coverage e ci permette di colpire gli Etran principalmente, perché altrimenti saremmo un po' fregati. Quindi questo ultimo Mega Charizard Y, che se volete utilizzarlo, utilizzate il mio nick, ossia Meslam Teda, che è il mio nick per i Mega Charizard Y e Mega Charizard X. Mega Charizard Y Mixty e Mega Charizard X Dragon Dancer. Vabbè, queste sono cose mie del genere un po'. E quindi questa è spread che vi piace. 40 NHP sono messi semplicemente perché non sapevo dove altro metterli. In velocità non mi sembrava servissero, in attacco speciale non servono perché entro forza ghiaccio quello lo utilizzi. E quindi cos'altro frega questo set? E se magari vi mandano in campo un Raikou con l'Assault Vest per contrastare Mega Charizard incassando un colpo e mettendovi pressione con Volt Switch, in questo caso Dragodanza, Terremoto, ciao Raikou, ciao. Però è molto vulnerabile, state attenti in generale a non farvi mettere le vite roccia e levarle se ve lo mettono, perché Mega Charizard Y si prende il 50% di danni. E comunque utilizzatelo sempre con HP dispari, perché utilizzandolo con HP dispari, e in caso di entrare due volte sulle levi di roccia, rimanete con un HP e non andate KO. Quindi questo è tutto per l'analisi di oggi, spero il video vi sia piaciuto e vi invito a lasciare un mi piace come al solito e dirmi nei commenti nel caso mi sia dimenticato qualche set, e se vi piace soprattutto Meslam Teda, questo variante Mixed che mi piace tanto. Quindi questo è tutto per l'analisi di oggi, vi ringrazio per la visione, continuate a dare un tocco di missile battling, vi do appuntamento ad un prossimo video.